Si sono definitivamente chiuse le liste elettorali per le elezioni europee del maggio prossimo. Alla Corte di Appello di Napoli per la circoscrizione Italia Meridionale sono state presentate ben 14 liste. Molte le sorprese tra rinunce e candidature dell'ultima ora. Noti i passi indietro del sindaco di Bari, Emiliano, nel PD a favore della campana Pina Picierno, che guiderà la lista del Partito Democratico, seguita dall'europarlamentare uscente Gianni Pittella. Forza Italia invece ha scelto come capolista l'ex governatore della Puglia, Raffaele Fitto, rinunciando alla salernitana Mara Carfagna. L'onorevole Giorgia Meloni guiderà invece la lista Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale. In extremis anche il nuovo centrodestra UDC ha consegnato la propria lista di candidati, capeggiata dal segretario dell'UDC Lorenzo Cesa. Diversi sono i salernitani inseriti non senza polemiche nelle liste europee. Grande assente il sindaco di Pontecagnano Ernesto Sica, nelle fila dell'UDC, sostituito all'ultimo dal salernitano Pasquale D'Acunzi, presidente del consorzio di tutela del pomodoro San Marzano ed ex consigliere regionale, e da Dino Brusco di Libonati, nipote dell'ex parlamentare Franco. In Forza Italia la docente universitaria Marzia Ferraioli rappresenterà il territorio salernitano al posto della Carfagna. A sinistra, nel Partito Democratico, come già annunciato nei giorni scorsi, sarà presente il consigliere regionale della Campania Anna Petrone, unica a rappresentare il territorio salernitano nel partito guidato dal presidente del Consiglio Matteo Renzi. Nota da tempo infine la candidatura nella lista di Fratelli d'Italia del presidente della provincia di Salerno, Antonio Iannone, che secondo molti riuscirà ad ottenere numerosi voti nel nostro territorio. Salernitana anche la capolista del Movimento 5 Stelle e la parlamentare europea uscente Isabella Di Nolfi di Nocera Inferiore, risultata essere la più votata dagli iscritti al blog nella circoscrizione meridionale.